Oggi mi ha colpito molto questo brano di Vangelo e sarebbe stato interessante riprenderlo, ma ormai ho imparato ad obbedire e siccome Pino mi ha chiesto di raccontare l'esperienza vissuta nei mesi scorsi quando io sono stato vittima, uno dei tanti, di questa malattia, il Covid, allora obbedisco, racconto, spero brevemente per non annoiarvi, l'esperienza fatta. Papa Francesco disse l'anno scorso, il 31 maggio del 2020, quindi più di un anno fa, disse che peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. E il rischio di sprecarla è alto. È vero che abbiamo letto sui muri andrà tutto bene, ma questa scritta si è sbiadita e quasi non si vede più e nessuno ha il coraggio di riscriverla. Per chi andrà tutto bene? E perché soprattutto? Beh, chi ha fede lo sa perché andrà tutto bene, ma non nella maniera che pensiamo noi. Vi assicuro che quando il vicino di letto non ce l'ha fatta, quindi è morto, la domanda su che ne sarà di me, che ne sarà della mia vita, la potete bene immaginare. Perché a me è andata bene? Non lo so. Certo, il Signore ha voluto così. Io con una battuta dico perché devo ancora convertirmi, perché la santità è ancora molto lontana. Sarà. Certo, Lui lo sa. Allora, alcuni cenni di questa malattia, perché chi non vi passa non se ne rende conto, non riesce a immaginare. È stato a metà di febbraio che ho iniziato a sentire i sintomi di questa malattia, allora si fa come al solito il tampone, quello rapido, positivo, quello molecolare, figuratevi, altrettanto. Allora le prime cure, quelle di tutti, dall'antibiotico al cortisone, all'eparina, ho imparato a farmi le iniezioni nella pancia. Si impara di tutto, ma si impara molto di più poi. E comunque alla fine, nonostante queste cure, la dottoressa che mi visitava ogni giorno diceva non sento niente. Poi perfino i raggi X, ho fatto venire un'equipe che mi facesse questi raggi X, niente. Ma dopo 3 giorni scoppia la malattia, che scoppia improvvisa. Certo, non tutti gli iter sono uguali, però a me è capitato così. E allora, portato dalla stessa dottoressa in ospedale a Vimercate, lì mi ha messo subito il casco, che conoscete, di cui avrete sentito parlare. Questo casco dalle 9 del mattino a mezzogiorno, dalle 3 del pomeriggio alle 6 alle 18, alle 6, e poi io speravo, come tutti sperano, che arrivassero tardi gli infermieri, le infermiere a portare sto benedetto casco alla sera, alle 9, ma erano abbastanza puntuali, dalle 9 della sera alle 6 del mattino, quando venivi liberato. E la posizione era quella a cui eri costretto, e cioè pancia in giù, a bocconi, con questo casco che non sai da che parte girare la testa, le braccia allargate. E qui è facile, no? Immaginarsi a chi in quel momento ti senti come vicino e nella stessa posizione, non in croce in un letto, non testa in su ma pancia in giù, ma è consolante. È veramente consolante pensare e sentire che
che lì non sei da solo. Lì ti senti immedesimato in qualcun altro che si chiama Gesù Cristo. Allora questa situazione può trovare senso, significato. Non ti disperi, perché in quella posizione lì hai tempo per pensare, per immaginare, tranne qualche momento, perché trattato con morfina per poter resistere a questa situazione sono riuscito a mettere fuori uso il cellulare, perché non ricordando più i numeri, il PIN, questi stratagemmi, allora sono riuscito a mettere fuori uso il cellulare, mettendo in seria, come dire, preoccupazione i miei parenti, mia sorella, perché oltre a sentire che peggioravo, non riuscivo più neanche a avere contatti, quindi vi lascio immaginare. Tutto questo fino al 6, 7, fino al 5, 6 di marzo, questo peggioramento, per cui le varie TAC, la prima era brutta, la seconda era peggio, insufficienza respiratoria acuta, polmonite bilaterale, embolia polmonare bilaterale, scompenso cardiaco, poi ipertensione arteriosa sistemica, e vabbè, questa era la condizione, la situazione, per cui un peggioramento graduale. La provvidenza, credo, che passa sempre attraverso persone umane, ha fatto sì che io non fossi intubato, nonostante erano già pronti a farlo, poi me l'hanno confermato infermieri e infermiere che conoscevo, però si è opposto un cardiologo che abita qui vicino, ha detto no, questo mio amico non lo intubate, non mi hanno intubato, sono riusciti a farmi migliorare attraverso chiaramente l'ossigeno, attraverso questa obbedienza totale a quello che mi chiedevano, anche se con molta fatica, per cui ho incominciato a migliorare e gradualmente sono qui a raccontarvela. Ecco, vi ho già detto, la situazione è abbastanza umiliante, perché vabbè, uno per la prima volta sa cos'è il catetere, sa cos'è il pannolone, sa cos'è il dovere stare fermo a letto in quella posizione che vi ho raccontato e dovere lasciare che infermieri e infermiere facciano tutto quello che devono fare, come un bambino. Se non ritornerete, se non sarete come i bambini, non entrerete nella realtà, questa obbedienza. Però consapevoli di una presenza reale. Non mi sono mai sentito abbandonato. Ho imparato un po' di più ad abbandonarmi, che è veramente la posizione ragionevole, perché o uno si ribella, urla, impreca e bestemmia, ma che pro, o uno impara l'obbedienza, impara ad affidarsi, ad abbandonarsi, non a delle idee, ma a lui, presente realmente. E infatti la sua presenza si è realizzata quasi subito. Sono entrato in ospedale la domenica, il lunedì mattina una dottoressa mi chiede, vuole la comunione? Ma certamente. Mi ha portato l'Eucaristia, ma non portata e fatta assumere. Mi ha lasciato le particole nel cassetto del comodino del letto, vicino al letto, per cui io avevo Gesù presente vicino. Vi confesso con una preoccupazione abbastanza seria, perché appunto avevo visto il vicino di letto, ancora no, però avrei visto, e comunque si sa, meglio, non si sa come sarà e quale sarà l'esito. Allora ero preoccupato e dicevo, però se io muoio, che fine fanno queste particole? Perché non è che hanno il tempo di star lì a cercare fra le cose e a raccogliere, a distinguere, a preservare, si butta via tutto. Ed ero preoccupato di questo, ma non è accaduto.
questa presenza reale di Cristo. Poi, dopo alcuni giorni non ricordo nulla, perché ho perso proprio la consapevolezza per la morfina che mi davano, però poi quando ho cominciato a riprendere è arrivato in camera un altro paziente e lì è stata un'amicizia veramente profonda con questo paziente. A parte che è arrivato mentre c'era la dottoressa e lei in modo un po' spudorato o abbastanza, dico violento, ma un po' fa a questo paziente: è fortunato, c'ha qua il prete, si confessi, faccia la comunione. Come se questo fosse tutto vero, è verissimo, però ogni cosa con calma, no? Credo che anche Gesù a Zaccheo ha chiesto: voglio venire a casa tua. Non gli ha detto: Zaccheo, allora quando è che ti confessi? Per cui, vabbè, poi ho recuperato la cosa, infatti questo uomo si è confessato di lì a qualche ora, e quindi ogni mattina, dopo esserci svegliati, avere pregato un pochino, io davo la comunione a lui, la prendevo anch'io, utilizzando volontariamente mezza particola, a lui, mezza a me, come a dire, questa comunione che ci unisce profondamente. Ecco, questo un pochino quello che potrei dire, tante cose, ma credo che vi basti questo, vi basti proprio ricordare che il Signore non ci abbandona. Del resto ce l'ha insegnato: Padre, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma la risposta del Padre è stata quella di dargli la vita, la resurrezione. Gesù non si è sentito abbandonato, ma appunto si è abbandonato al Padre. Padre, nelle tue mani io consegno la mia vita, non la butto via. Non lascio che se ne vada questa vita che mi hai dato chissà dove. No, io la consegno, mi riconsegno a te. Perché credo che chi ha i capelli bianchi sa che Gesù non è venuto per dare la salute, solo la salute, per allungare di qualche anno la vita, ma per dare la salvezza, che è ben cosa più grande.